Queste sono le Adidas Supernova Rise, queste sono le Adidas Ultra Boost Light. Ecco, comunque, cosa pensa Davide delle due scarpe che rappresentano le migliori scarpe per correre lenti? Sentiamolo e ci darà sicuramente dei voti. Vestibilità bene, comunque sì, come ho detto l'altra volta, l'Ultra Boost è leggermente più spazioso davanti, però con lo stesso numero che ho sia per le Adidas che per le altre marche mi sono trovato uguale, quindi consiglio lo stesso numero sia per le Supernova che per le Ultra Boost. Mi sono trovato bene sia per le Ultra Boost, che hanno il tallone molto rinforzato, quindi per i tallonatori va super bene, mentre per le Supernova hanno questo smusso dietro per il tallone, bene, nel senso ti fa tenere bene la strada. Diciamo che per i tallonatori secondo me non è il massimo, però comunque abbastanza, ti dà tanta stabilità, perché comunque va verso l'esterno, quindi poi ti tiene dentro il piede, quindi bene. Voto io sarei 7,5 per tutte e due, comunque nella media, niente di eccelso. Allacciatura molto bene la Supernova rispetto alla Ultra Boost, perché come ho detto nell'altro video, l'Ultra Boost non sono riuscito a stringerla bene perché c'è questa zona molto plasticosa dura che quando tiri troppo ti dà fastidio a tutti i nervetti del piede, mentre per la Supernova una delle allacciature migliori secondo me, perché c'ha questi lacci fini, elastici, che ti fanno tenere bene il piede e con la linguetta bella robusta, bella paffuta, molto morbida, mi è piaciuta tanto. Starei su un 8,5-9 addirittura sulla Supernova, mentre per la Ultra Boost starei su 6,5-7. Come traspirabilità e comfort, tutte e due abbastanza bene, tutte e due molto traspiranti. Mi è piaciuta di più la Ultra Boost perché c'ha tanti forellini davanti e nella zona appena sopra la linguetta, molto bene. Mentre come comfort, sì, bene, nel senso che in tutte e due, nella zona dietro, c'è tanto spazio, soprattutto nella Ultra Boost. E anche nella Supernova è molto morbido dietro e comunque abbastanza morbidino sopra per chi ha problemi di tendini. Idem l'Ultra Boost dietro, oltre ad essere super spazioso, è anche bello morbido. Starei sul 7,5-8 per tutte e due, comunque bene, dai. A livello di reattività per l'intersuola, sinceramente non mi hanno fatto impazzire tutte e due. Leggermente più morbida la Rise rispetto all'Ultra Boost, anche se non sembra dalla quantità di mescola, però io starei sui 6,5-7, nel senso che quando devi fare un'ora su asfalto diventa un po' pesante a livello di piedi, quindi se avete problemi non le consiglierei tanto. Consiglierei l'Ultra Boost più per i tallonatori, perché c'ha comunque una bella zona dietro, bella robusta e comunque con tanta schiuma, mentre la Rise più per gli avampiedisti, perché comunque con la mescola Dream Strike Plus è molto più morbida rispetto all'Ultra Boost. Quindi tallonatori, avampiedisti, però non usatela tanto sull'asfalto se avete problemi di piedi, di fasciti o di problemi metatarsali. A livello di ammortizzazione tutte e due non troppo confortevoli, però leggermente meglio la Supernova. Quindi starei sul 7 per la Supernova e un 7,5-6,5 per l'Ultra Boost. A livello di stabilità molto bene da quel punto di vista lì, tutte e due. Le consiglierei sia per i supinatori ma anche per i leggeri pronatori, soprattutto la Ultra Boost è leggermente più stabile rispetto alla Supernova perché c'è una mescola leggermente più duretta. Quindi starei sull'8 per tutte e due, forse darei un 8,5 per la Ultra Boost per la stabilità, e per i supinatori leggermente meglio questa perché comunque è molto neutra e abbastanza stabile, tiene abbastanza bene il piede, e anche questa per i leggeri pronatori molto bene. Come trazione battistrada tutte e due si sono comportate davvero bene, perché comunque ci hanno tanto materiale gommato ma allo stesso tempo molto duro,
sia sul bagnato che sullo sterrato non ho avuto grandissimi problemi, però comunque molto bene, hanno tenuto bene anche nei cambi di direzione un po' secchi, così abbastanza bene, quindi 7,5 può andare bene per tutte e due. A livello di durata, secondo me, come chilometri, la Ultraboost ne fa molti di più. Io c'avevo un altro colore, un altro modello della Ultraboost arancione, l'ho portata sui 600-650 km e sia come battistrada che come intersuola, non dico quasi come nuovo, però non si vedevano assolutamente i 600 km. Mentre sulla Supernova, secondo me, a livello di mescola dura un po' meno rispetto alla Ultraboost, mentre a livello di suola, secondo me, dura molto di più rispetto all'intersuola. Quindi io starei su 8,5 per la Ultraboost, perché davvero per i 600 km che avevo fatto sull'altro modello ha tenuto tanto, e per la Supernova starei sui 7, dai. A livello di ritmi, sì, allora, la Supernova la consiglierei magari anche per qualche variazione, perché comunque non è rigida, ti permette di far lavorare tanto il piede e secondo me quando fai qualche variazione così, ritmi leggermente più forti, starei sui 4, dai 4 in su, diciamo, non l'azzarderei troppo a ritmi sotto i 4, mentre la Ultraboost la vedo un po' più come scarpa da lento infrasettimanale, anche questa abbastanza mobile ma comunque un po' più rigida. Starei sui lenti e basta, diciamo, a ritmo medio intenso, ma sotto i 4,20 non la porterei, o comunque se si porta sotto i 4,20 si fa tanta fatica a portarla, quindi dai 4,20 in su, diciamo. A livello di prezzo offerte, secondo me si possono trovare a buoni prezzi, anche se quando era appena uscita la Ultraboost costava davvero tanto. Mi sembra addirittura sopra i 200 euro sul sito di Adidas, quindi non benissimo da quel punto di vista lì, però adesso ho visto che i prezzi sono calati tanto, anche per la Rise comunque non costa tanto. Sono due comunque ottime daily trainer, sicuramente sul mercato c'è qualcosa magari un po' più di ammortizzante, un po' più comodo, però comunque per gli amanti di Adidas le consiglierei, sono un'ottima variabile per avere magari un'altra scarpa da lento nella rotazione settimanale. In sintesi sono due scarpe, comunque due ottime daily trainer, diciamo che non mi hanno fatto impazzire tanto, però comunque come scarpa alternativa da lento rispetto alle solite che avete si possono ben inserire nella rotazione settimanale. Se proprio dovessi scegliere tra le due, sceglierei la Supernova, perché sono amante più delle scarpe leggermente più ammortizzate, e poi essendo un avampiedista questa scarpa davanti è leggermente più morbida, mentre la Ultraboost l'ho trovata un po' più duretta e su asfalto tanto rumorosa e tanto dura e poco reattiva, quindi se dovessi scegliere sceglierei la Supernova. Credo che Adidas abbia migliorato la qualità delle sue scarpe da lento e ora può essere comparabile a quella dei competitors, ovviamente però dipende anche dai vostri gusti personali. Scrivetemi qua sotto quali altre recensioni vorreste vedere nei prossimi giorni. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima.